Molte donne di una fascia d'età tra i 40 e i 50 anni single hanno problemi sentimentali con gli uomini, non riescono a trovare l'uomo giusto, perché se si rivolgono a uomini molto più giovani, diciamo di una fascia d'età che va tra i 20 e i 35, trovano soltanto delle avventure. In effetti, uomini di quell'età, di quella fascia d'età lì, spesso vedono la signora, diciamo, più anziana come un mezzo per farsi delle sane scopate, ma non un fine per una relazione sentimentale stabile. Inoltre le quarantenni, cinquantenni lamentano che gli uomini della loro fascia d'età, più o meno, si dividono tra quelli sposatissimi in cerca di avventure, quindi dovrebbero essere relegati al ruolo di amante, oppure di uomini, diciamo, liberi, sentimentalmente, che però vanno alla ricerca di donne più giovani e quindi le snobbano. E la fascia d'età rimanente, diciamo, è una fascia d'età di uomini abbastanza anziana, diciamo, da 60-65 anni, insomma. Che per altri versi non soddisfa quelle che sono le loro esigenze. Dove sta l'inghippo? Dove sta l'errore? L'inghippo sta semplicemente nel fatto che loro si svalutano come femmine, come seduttrici, come donne capaci di conquistare coetanei o di una fascia d'età simile, perché si creano, per così dire, delle profezie che poi si avverano del fatto che questi uomini o sono sposati o non le considerano e temono le antagoniste più giovani, ma questo è un limite che si sono create mentalmente. E anche operativamente sbagliano strategia quando cercano di competere con ragazze più giovani cercando di imitarle nell'abbigliamento, nel modo di fare, e in questo caso sono come dei canotti che vanno a scontrarsi contro delle portaeree, hanno poche speranze. Una donna tra i 40 e i 50 anni deve tirare fuori una femminilità ed un fascino maturo, ma che trasuda eleganza e sensualità che le ragazze ventenni e anche trentenni non riescono ad avere. Per fare questo devono curare molto il dettaglio, più che diciamo diventare appariscenti, devono andare alla ricerca del particolare, devono curare molto la comunicazione non verbale, devono curare molto la capacità di interagire anche a livello subliminale e la capacità di incarnare le fantasie del maschio. Per incarnare le fantasie del maschio devono scoprirle quali sono, quindi devono interagire. Interagire senza avere aspettative particolari. Se riusciranno a, diciamo, a fare questo salto qualitativo, che parte tutto dalle credenze che hanno fondamentalmente. Quindi il punto di partenza di queste donne, di questa fascia d'età, è se stesse e la capacità di tirare fuori le risorse di femminilità, di seduzione, che sono soltanto assopite, ma comunque sono presenti. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo. Ciao.